Decisione ufficiale. Cesare Buonamici, l'annuncio sul Grande Fratello, signorine ha già saputo tutto. Siamo ormai a circa un mese dall'inizio del Grande Fratello, quindi c'è bisogno di iniziare a prendere decisioni importanti. La prima a rivelare qualcosa di importante in maniera ufficiale è stata Cesare Buonamici, infatti l'opinionista della passata edizione ha rotto il silenzio al Corriere della Sera e ha svelato cosa intende fare, a proposito del reality show di Canale 5. In questo periodo stanno uscendo pure tanti nomi in relazione ai nuovi concorrenti del Grande Fratello, ma in attesa di capire chi entrerà nella casa più spiata d'Italia sappiamo innanzitutto cosa farà Cesare Buonamici. Le sue parole sono chiarissime, quindi non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Alfonso Signorini è già stato informato. Grande Fratello, la decisione ufficiale di Cesare Buonamici. Evidentemente Alfonso ha chiesto di accelerare per preparare al meglio la prossima edizione del Grande Fratello. Uno dei nodi da sciogliere era senz'altro la conferma o meno di Cesare Buonamici. Il conduttore ha sempre fatto capire di voler ancora puntare fortemente sulla giornalista del TG5 e lei ora ha fatto la sua scelta definitiva. Gabriele Parpiglia ha pubblicato su Instagram uno stralcio dell'intervista di Cesare, che al Corriere della Sera ha ufficializzato la sua permanenza al Grande Fratello. Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto, e soprattutto se lo vivi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani. L'altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso. Con la riconferma di Cesare Buonamici in veste di opinionista ora per Signorini è tempo di concentrarsi unicamente sulla composizione del cast, che sarà un mix tra personaggi famosi e gente comune.